sportivo, dopo 2 settimane facevo, dovevo tornare indietro, no? E quando io cominciavo ad ambientarmi sapevo già che dovevo tornare indietro. E ho detto, io voglio fare il giro del mondo, cioè voglio partire, andare a est e arrivare da ovest, voglio fare il giro. Sì, sono partito il 15 maggio da Mondovì, in provincia di Cuneo, e abbiamo fatto Francia, Lussemburgo, Germania, Danimarca, sono stato sempre a nord fino a Capo Nord, ci ho messo una settimana. E da lì sono sceso in Finlandia e avevo visto per entrare in Russia che potevo entrare solo prima di giugno e devo uscire entro il 30, perciò ho aspettato 5 giorni a Helsinki, sono entrato in Russia, ho fatto tutta la Transiberiana fino a Vladivostok. Ho messo la moto su una nave, la nave si è fermata un giorno in Corea, poi è arrivata in Giappone, sono stata una settimana in Giappone, ho spedito la moto con un aereo in Alaska, ho fatto Alaska, Canada, tutti gli Stati Uniti, passando per New York, Miami e ritornando sulla costa ovest a Seattle. Tutta la costa ovest, tutto il Centro America fino a Ushuaia. Sono ritornato a Santiago, sono andato in Argentina a Mar del Plata per l'inizio della Dakar, sono ritornato a Santiago e l'ho spedita in Senegal. Lì è un'altra storia, perché doveva arrivare il 30 di marzo, io sono arrivato il 5 aprile, in realtà la moto è arrivata il 22 aprile, me ne è andata il 29, una settimana in dogana, un classico. E dal Senegal ho fatto Mauritania, Western Sahara, Marocco, Spagna, Portogallo, Spagna, Francia, Italia. Bellissimo. Sì, ho preso solo un pirla, perché mezz'ora fa ero al settimo cielo, no? Mi sentivo invincibile con questa moto, andavo forte, ma con il sole basso del mattino ho visto 2 avvallamenti e uno scavo profondi, li ho visti troppo tardi, guardavo troppo vicino e non era impossibile fermarsi, no? Ho scalato fino in seconda e ho cercato di passare di gas, però la moto si è impuntata, ha saltato, si è impuntata, sono caduto in avanti, mi sono rotto lo scafoide, ho avuto una botta in testa allucinante. Ho pensato, perché ho fatto questa stronzata, no? Perché vai, bastava andare più piano o bastava non passare di lì? Chi me l'ha fatto fare di venire qua da solo a fare sta cosa, no? Lì per lì ho pensato di tornare a casa. E guardando la cartina mancava proprio poco, no? Anche se erano tanti, erano qua 70.000 km, però visto che ne ho fatti più di 60.000 ho detto, è come fare 30, no, non è come fare 30 e non fare 31, è come fare 30 e tornare indietro, 28, 27, 26. Non ho detto, ce la devo fare. Ho ricevuto una marea di mail in una notte che tutti mi incoraggiavano, addirittura gente mi ha detto, se hai bisogno di pezzi della moto smonto dalla mia e te li spedisco io a mie spese, cioè. Sono severo e fai tanti chilometri che non trovi niente, no? Proprio anche 400-500 senza un distributore, senza nulla. E un giorno ho conosciuto un ragazzo polacco con una KTM che era senza benzina. Io ne avevo ancora 6 litri dietro, gli ho dati 3. E mi ha detto, viaggiamo insieme un po' di giorni, facciamo appena la stessa strada, va bene. Il secondo giorno lui viaggiava davanti a me di 100 metri, io stavo 100 metri dietro perché c'era tanta polvere, e c'era una macchina parcheggiata, lui è passato e un ragazzo è uscito da questa macchina, facendo di fermarsi, ma lui non l'ha visto perché era già passato. A me mi hanno detto che non bisogna fermarsi perché è molto pericoloso, no? Puoi trovare gente pericolosa, però l'istinto ti viene, no? Se uno ti chiede aiuto ti viene da fermarti. Ho frenato, mi sono fermato tipo 30 metri più avanti, questo ragazzo è venuto da me e già quando mi parlava mi teneva fermo, no? Mi teneva bloccato e già lì ho detto, ho fatto una cavolata a fermarmi, però quando ho visto, camminando, ho visto la targa italiana, mi ha detto, amico italiano, mi aiuti, no? E io gli ho detto, se ti serve benzina, ne ho, se no non sono meccanico, non posso aiutarti, non ne capisco niente di macchina, no? E lui mi ha detto, no, vieni con me dalla macchina, per favore, non lasciami qua da solo, ho un problema con la macchina, e si girava sempre indietro, verso la macchina. Allora io ho guardato nello specchietto, ho visto che dalla macchina sono scese altre 3 persone, 3 ragazzi, e 2 avevano un bastone in mano, e stavano camminando verso di me, ho capito che erano proprio malintenzionati. Siamo divincolati, mi ha spinto, per fortuna non sono venuto, la moto era accesa, io ero sulla moto, sono andato fuori dalla pista, sono risalito, ho fatto un paio di chilometri, c'era il ragazzo polacco che mi aspettava perché non mi avevo visto dietro, gli ho detto vai più forte che puoi finché puoi. Siamo andati a manetta, la macchina ci ha seguito per un po', poi hanno rinunciato, lì è stato più grosso spavento, cioè non più grosso spavento no, però l'esperienza è peggiore. La moto, ho bruciato una lampadina del faro davanti a 60.000 e basta, proprio 0-0. Ha fatto un tagliando veramente come si deve a 49.000 e stop. Diversamente ho sempre solo cambiato olio e filtri, perché comunque in giro non è che puoi, proprio di tanto, distruttibile. 87.000 km, 8 cambi olio motore, ho cambiato 7 treni di pneumatici, ho consumato, la media totale del viaggio è tra 17.4 e 17.5. Quando sono arrivato a Ushuaia ho letto un giornalista che aveva fatto il conto della mia media, erano 333 km di media al giorno. Io non l'ho cercata questa cosa, anzi sono stato fermo una settimana in Giappone, 2 settimane in Alaska, una settimana
in Los Angeles, 3 settimane col polso rotto a Santiago, però è stata una cosa incredibile, che io non ho guardato, ma effettivamente per me è volato, ma i chilometri sono stati proprio tanti. Da solo una volta basta, perché è una bellissima esperienza per te stesso, per tutto, però è pericoloso. Grazie a tutti per avermi seguito tutto l'anno e non mi sono mai sentito solo, mi ha fatto molto 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 piacere. Alla prossima avventura, ci sentiamo presto. Ciao a tutti!